Federal Reserve potrebbe confermare la conclusione del programma di acquisto di obbligazioni e l'intenzione di mantenere i tassi di interesse vicini allo zero. Dopo il voto di fiducia, il governo greco cerca l'approvazione del Parlamento per un pacchetto di riduzione del budget da 78 miliardi di euro, mentre l'attenzione ritorna verso la Banca Centrale Europea e la Germania, le chiavi della ricerca di finanziamento della Grecia. Collegamento internet da Milano c'è Claudia Segre, segretario generale dell'Assium Forex, l'associazione degli operatori sui mercati finanziari. Ciao Claudia e bentornata a Braganza. Grazie. Iniziamo con la Federal Reserve, si conclude da due giorni di riunione del Federal Open Market Committee. La prossima riunione della Federal Reserve sarà quella del 2 agosto. Il 2 agosto è la data in cui il Dipartimento del Tesoro americano dice non sarà più capace di finanziare le operazioni governative a meno che i repubblicani e i democratici raggiungano un accordo per alzare il tetto massimo del debito americano fissato adesso a 14.300 miliardi di dollari. Una divisione che apparentemente è sciocca ma che comunque deve trovare una soluzione. Sì, infatti il 2 agosto e si conferma una data cruciale, una data nella quale non sarà, come evidente, facilissimo trovare un accordo politico di misura, ma una data dalla quale dipende molto di quello che è la percezione anche del rischio creditizio americano, che ricordiamo è stato messo in forse, perlomeno per quanto riguarda l'ambito del rating, proprio da case di rating come Standard & Poor's, che si sono pronunciate su queste difficoltà di gestione dell'indebitamento e anche del relativo deficit fiscale, quindi una necessità di risposte da parte dell'amministrazione americana che viene dovuta al mercato nel momento in cui la Fed mette lo stop alle misure non convenzionali di liquidità verso il mercato. Il presidente della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, da una parte esprime preoccupazioni sull'enorme deficit di bilancio federale, dicendo che il governo deve limitarlo, dall'altra però sostiene che agire troppo in fretta potrebbe strozzare una ripresa economica già rallentata da un tasso di disoccupazione superiore al 9% negli Stati Uniti. Sì, diciamo che gli spazi di manovra di Ben Bernanke sono certamente più ampli di quelli di Trichet, che alle prese con una crisi di impatto notevole per quanto riguarda il rischio sovrano europeo, quindi Ben Bernanke si può permettere un approccio graduale, ferma le pale del suo elicottero e la distribuzione di liquidità in un momento in cui il mercato si sta stabilizzando tra produttività e ripresa del lavoro, deve ancora convincere soprattutto nell'ambito consumi e real estate, però di sicuro la chiusura delle misure, della seconda tornata di misure non convenzionali è chiara, anche se potrebbe aprire spazi a una ripresa per il prossimo anno. Di fatto questa è la decisione che va in linea con quanto già hanno fatto le altre banche centrali a livello internazionale. Dunque oggi la Federal Reserve termina la riunione di due giorni, manterrà con tutta la probabilità la politica accomodante alla luce dei dati economici che appunto indicano la stanchezza della ripresa americana? Sì, infatti Bernanke vuole evitare l'effetto boomerang, vuole evitare che dall'effetto supporto si passi a un effetto eccesso e quindi quasi come un effetto doping dall'eccesso di liquidità, soprattutto in un momento in cui le banche americane hanno dimostrato di aver completato il piano di ricapitalizzazione, anche se vi sono alcuni dubbi su dati e applicazione delle varie normative e delle relative differenziazioni tra normative europee e americane, però di fatto è una situazione che favorisce questa decisione finale da parte della Fed che è già scontata dal mercato. Claudia, l'atto finale del cosiddetto quantitative easing, il programma di acquisto di obbligazioni statali attraverso il quale la Federal Reserve ha immesso liquidità nel mercato ormai da circa un anno e che ha aumentato il bilancio delle foglie di bilancio della Federal Reserve fino a 2.700 miliardi di dollari circa, arriva, come dire, alla sua scadenza, il 30 giugno finirà. Però in effetti non arriva alla vera fine del programma, perché tecnicamente appunto alla fine del programma la Federal Reserve dovrebbe restituire le obbligazioni comprate dalle varie banche alle banche stesse, dunque alleggerire il proprio
bilancio, però mantenere una politica accomodante, oltre a non toccare i tassi di interesse vicini allo zero, significa anche mantenere i fogli di bilancio alti, dunque tecnicamente non terminare in effetti il QE. Sì, il rilievo tecnico è corretto, di fatto con la decisione e il mantenimento della deadline del 30 giugno si stoppano, quindi si concludono nuovi riacquisti sul mercato. Questo è un po' in dettaglio la decisione finale. Ciò non toglie appunto che permane una situazione di esposizione e che questa esposizione non va a chiudersi o comunque non andrà a chiudersi che nei tempi eventuali della maturity, e questo lo si vedrà secondo le decisioni della Fed. La sostanza è che nei confronti del mercato sono tenute le misure accomodanti di supporto, tecnicamente permane una situazione espositiva da parte della Fed che sarà oggetto di valutazione da parte del mercato, soprattutto nel prosieguo del post QE2. Appunto, post QE2 si è parlato moltissimo di un QE3. Ma appunto il mercato non se l'aspetta, insomma vari sondaggi dicono che non se l'aspetta, alcuni addirittura pensano che un QE3 potrebbe essere addirittura dannoso per l'andamento del mercato. Dunque, accettando che non arrivi un QE3, almeno non alla fine di giugno, però dall'altra parte il mercato continua ad avere bisogno di liquidità. Dunque che cosa potrebbe accadere? Che cosa potrebbe fare adesso la Federal Reserve, che appare un po' corta di armi, insomma, per aumentare le misure di stimolo all'economia? Ma diciamo che terminate le misure non convenzionali e prendendo i frutti nel medio e lungo termine di quanto è stato fatto fino ad oggi, non ritengo che ci sarà una terza fase, se non perché la situazione della crescita economica potrebbe peggiorare il prossimo anno e quindi nella seconda parte dell'anno l'extrema ratio potrebbe essere l'invocare una terza tornata di supporto appunto liquidità al mercato. Però questa, ribadisco, è una situazione di last resort, di ultima istanza da parte della Fed, che in questo momento insieme al governo è più concentrato su una gestione di un ambito di inflazione contenuto e di una ripresa produttiva con degli obiettivi ben chiari e definiti. Quindi in buona sostanza è ora di mettere mano ai fatti, ma soprattutto è la parola alla politica che diventa il focus delle decisioni anche da parte degli investitori nei confronti dei treasury americani. Passiamo alla Grecia, Claudia. Possiamo dire che il voto di fiducia ha rimosso almeno un elemento di incertezza da una situazione già molto difficile? Ha tolto certamente parte dell'incertezza, rimane a questo punto l'attesa per la conclusione di questa procedura a livello europeo di pacchetto di supporto e soprattutto dal punto di vista politico, specificatamente greco, bisogna vedere il post voto di fiducia, cosa porterà nel rapporto tra opposizione e maggioranza e nei fatti da qui ai prossimi tre mesi, nei risultati, nel ridimensionamento dell'esposizione e nel rispetto delle linee che sono state delineate da Commissione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale. Appunto, dopo aver incassato il voto di fiducia, il prossimo appuntamento del primo ministro greco Papandreou sarà cercare l'approvazione per Italia alla spesa da 78 miliardi di euro per ottenere un finanziamento da 12 miliardi di euro dall'Europa e dal Fondo Monetario Internazionale necessario per far fronte alle scadenze di luglio. La pressione dunque ritorna sull'Europa affinché rassicuri, diciamo, concretamente sulla concessione dell'aiuto. Sì, la piena approvazione e il perseguimento del piano di austerità sono fondamentali per convincere l'Europa non solo alla consegna della tranche dei 12 miliardi, evidentemente a sbloccare anche la tranche da parte del Fondo Monetario Internazionale, ma soprattutto per convincere l'Europa di un piano di rilancio nei confronti della Grecia che potrebbe segnare una svolta nel recupero della situazione greca e di una saga che ha condizionato l'attività dei mercati europei e soprattutto alimentato dei livelli di volatilità che hanno depresso quotazioni, andamento degli spread e quindi la liquidità stessa sui mercati europei.
abbiamo assistito, Claudio, a diversi battibecchi in Europa, principalmente diciamo, tra due grandi filoni di come facciamo a salvare la Grecia, la Banca Centrale Europea e la Germania, sul ruolo appunto degli obbligazionisti. La Germania vuole che paghino, la BCE vuole che decidano volontariamente, tra virgolette, se pagare o meno. Dall'altra parte ci sono le agenzie di ratings, le agenzie di valutazione creditizia internazionale, che avvertono che anche una che anche posticipare la scadenza del debito su base volontaria potrebbe comunque essere considerata un'insolvenza. Sì, qui siamo di fronte a due problemi, un problema di comunicazione nei confronti del mercato che ha vissuto alti e bassi e soprattutto uno scontro frontale tra la Francia allineata con la BCE in questa posizione e dall'altra parte la Germania. Le parole oggi della Merkel vanno in un senso di ravvicinamento, però il secondo elemento fondamentale sono le condizioni che hanno posto le case di rating, quindi la volontarietà e soprattutto il mantenimento del valore attuale netto in termini di remunerazione del capitale alla scadenza eventualmente rischedulata, cioè portata in là nel tempo rispetto alla scadenza originaria, sono i due elementi perché non si ricada in un evidente evento di default. Quindi queste condizioni, l'accordo tra le parti a livello europeo e le condizioni poste dall'agenzia di rating sono i due filoni sui quali prosegue il dibattito che dovrebbe concludersi dopo il rilascio dei relativi finanziamenti e verso una soluzione che rispetti queste condizioni che sono state poste dalle agenzie di rating con le quali si dovrà trovare evidentemente un accordo di collaborazione fattivo. I capi di governo europei discuteranno i bisogni della Grecia nella due giorni di incontro che inizia domani, mentre i ministri delle finanze decideranno se la Grecia ha soddisfatto le condizioni per ricevere il prossimo pagamento nella riunione del 3 di luglio. In questo frattempo appunto la Grecia deve assicurare all'Europa che risparmierà almeno 78 miliardi di euro. Quindi sostanzialmente possiamo dire ancora montagne russe per i mercati che vivono appese a questo continuo batti e ribatti delle comunicazioni che vengono fatte e quali si aggiungono anche voci esterne. Vorrei solo ad esempio sottolineare quanto oggi comunicato dalla Bank of England riguardo a necessità effettiva o meno di riacquisto di titoli di sostegno al mercato. Quindi nella buona sostanza la politica e le relative decisioni vanno a influenzare quello che è l'andamento del mercato e questa chiaramente è una situazione anomala di fronte alla quale non ci siamo mai trovati in un ambito di crisi che sta facendo vedere i suoi effetti di contagio a livello globale. Per concludere proviamo a rispolverare un po' i concetti di fondo, Claudia. Perché l'Europa vuole salvare la Grecia? Ma l'Europa può salvare la Grecia, anzi il salvataggio può essere un'opportunità per un passaggio in avanti di una nuova fase di solidità e di coesione a livello europeo in un ambito di un paese che è solo il 2,5% dell'Unione Europea e che quindi necessariamente va salvato e reintegrato in un'ottica europea, in una nuova visione del patto di stabilità che deve essere più vincolante per tutti, non solo i paesi periferici che hanno subito maggiormente e sono al centro di questa crisi, ma anche e soprattutto i paesi più virtuosi che dovevano sin da subito, anche nei fatti, anche loro, dimostrare un maggiore impegno sul ridimensionamento del debito che ovviamente è volato ben al di sopra dei livelli di Maastricht del 60% a ridosso del 90%. I greci, che stanno patendo particolari condizioni, insomma difficili condizioni ovviamente con le misure di austerità che fra l'altro devono moltiplicarsi, potrebbero pensare che l'Europa vuole salvare la Grecia per salvare le proprie banche che sono esposte al debito greco. Penserebbero giustamente. Ma è chiaro che in un ambito di mercato europeo i collegamenti delle esposizioni tra le varie banche è evidente esattamente come vi sono tra l'Europa e gli altri continenti in termini di mercati e di titoli sovrani evidentemente. Penso che non sia un problema di salvataggio dell'una o dell'altra parte, quindi della parte delle banche domestiche o delle banche europee esposte. Ricordiamo che vi sono certamente maggiori esposizioni in Europa, ma non è un problema di
salvataggio del sistema quanto di una svolta nel sistema gestionale di un'Unione Europea che sta cercando in una nuova fase di consolidamento di uscire da questa crisi sovrana, che è un test importante per la tenuta del mercato europeo. E perché la Grecia vuole essere salvata? Ma la Grecia vuole dimostrare di poter essere salvata, nel senso di poter essere o poter rispettare quelli che sono i piani d'austerità, perché ricordiamo le manifestazioni sono comunque contenute in termini di numeri, c'è una necessità di affrancamento e di cambiamento anche del sistema domestico, che fino adesso è stato molto garantista, e la permanenza nell'Europa è l'unica garanzia per la Grecia di poter uscire definitivamente da questa crisi e non diventare un paese alla deriva. Del resto insomma, probabilmente è impensabile che la Grecia possa diventare una Germania del Sud, mentre senz'altro dovrà attraversare un periodo particolarmente difficile. Per la Grecia, alla resa dei conti, è preferibile pagare il costo del salvataggio oppure quello dell'insolvenza? Ma il problema del costo di insolvenza non è un problema di quello che devono pagare i greci, il problema è che non si sa a livello sistemico e a livello di Unione Europea quale potrebbe essere il costo per tutti, proprio per il motivo che abbiamo detto prima dei legami che vi sono tra le esposizioni intrabanche e anche non solo a livello di business europeo. Per logica conseguenza, siccome il problema è un problema di sistema, l'interesse è comune e soprattutto le politiche di salvataggio vanno in questo senso e stanno operando con i meccanismi di stabilità finanziaria per questo obiettivo. Dunque, sarebbe o non sarebbe più semplice per tutti se la Grecia dichiarasse insolvenza, uscisse dall'euro e tornasse alla moneta nazionale? Certamente questo porterebbe a una turbativa sull'euro, anche se molti dicono che questo effetto potrebbe rientrare in termini temporali, di fatto non lo possiamo quantificare, è un caso che non è stato ancora analizzato nel dettaglio, in quanto non è mai avvenuto e non è neanche auspicabile per questo, anche perché se proprio la comunicazione da parte dei governi andasse nel senso della rispetto e del prosieguo di un euro forte o comunque che non può subire questo tipo di perdite, certamente anche il mercato ne sarebbe rinfrancato e darebbe una speranza dell'una e dell'altra parte di poter lavorare insieme per una missione che sarebbe più efficiente per il mercato. La possibilità di un salvataggio è reale? Cioè, la Grecia è salvabile? Oppure si sta solo appunto cercando di guadagnare nel tempo, magari il tempo necessario per permettere alle banche o agli obbligazionisti in genere di aggiustarsi sull'insolvenza e al mercato di accettare l'inevitabile? Ma è chiaro che la situazione e le modalità per un eventuale salvataggio o per un non salvataggio e un relativo default sono ancora all'esame di numeri che vedono un'esponenzialità dell'indebitamento greco che andrebbe oltre i livelli di guardia. Però ribadisco, stiamo vedendo ciò che succede in Irlanda e in Portogallo, paesi simili in termini di dimensionalità, e stiamo ricevendo dei segnali estremamente positivi non solo nell'azione del governo ma nei fatti delle variabili macroeconomiche, ed è proprio questo che ci si aspetta in termini di direzionalità di quello che sarà il futuro della Grecia. Quindi, al di fuori delle speculazioni sul salvataggio o meno, un impegno fattivo nell'ambito del ridimensionamento dell'esposizione debitoria e soprattutto della tenuta del deficit fiscale. Possiamo dire che nemmeno l'Europa e il Fondo Monetario Internazionale sanno in effetti se la Grecia è salvabile e che questo verrà scoperto passo passo? Noi vi diamo questi soldi per coprire la scadenza di luglio, ad esempio 6 miliardi, voi fate quest'altro. Se tutto va avanti potremmo arrivare al 2014. Ma allora, al di là che del domani non c'è certezza, ma questo vale per la Grecia, vale per qualsiasi altro paese, America compresa,
La verità sta nel fatto che IMF e Unione Europea stanno intervenendo perché sono sicuri che questo cammino di uscita dalla crisi della Grecia sia possibile, altrimenti non sarebbero intervenuti, avrebbero valutato altre opzioni. Quindi direi che di fronte a valutazioni di organismi comunitari e internazionali di tale esperienza si possa vedere verso il medio e lungo termine con una discreta fiducia. Claudia Segre, Assium Forex, grazie Claudia, arrivederci. Arrivederci.